Sì, grazie Presidente. Torniamo oggi a parlare di un tema che come Movimento 5 Stelle abbiamo sollevato all'attenzione, abbiamo portato all'attenzione di quest'Aula più di una volta. E parliamo del problema legato all'inquinamento acustico dell'aeroporto Marconi di Bologna. Lo facciamo alla luce di quanto emerso anche da una recente commissione consiliare che si è tenuta nel Comune di Bologna. È stata una commissione molto partecipata con diverse audizioni. Sono stata invitata anche io a relazionare rispetto all'attività portata avanti in Consiglio regionale. Possiamo dire oggi che tutti riconosciamo finalmente l'esistenza del problema dei sorvoli sull'abitato vicino all'aeroporto. Dobbiamo anche dirci però che il Marconi è un aeroporto in espansione, però all'aumentare del numero di voli aumenta ovviamente in maniera proporzionale anche il disagio e l'esasperazione dei cittadini. A seguito delle nostre sollecitazioni, sia a livello regionale ma anche a livello comunale, è partita una fase di approfondimento e in particolar modo sulle rotte all'interno della commissione aeroportuale presieduta da ANAC, dove come regione abbiamo i nostri tecnici a presidiare appunto questa commissione. Dicevo sulle rotte perché ancora oggi, nonostante le direttive, abbiamo il 60% degli aerei che decollano ancora in direzione centro città anziché verso il Bargellino. Poi sappiamo che c'è uno studio da parte dell'ASL insieme all'università che è addirittura d'arrivo, uno studio epidemiologico di cui noi abbiamo già chiesto i dati. Crediamo però anche che dopo anni in cui i cittadini aspettano delle risposte, appunto, che crediamo che la fase delle risposte debba arrivare. E lo dico in maniera particolare rivolgendomi a questo ente perché la Regione, come già detto più di una volta, ha uno strumento fondamentale per poter intervenire. Parlo naturalmente dell'IRESA, una tassa di scopo sui velivoli rumorosi, con delle finalità ben precise. La prima è quella del monitoraggio, la seconda è quella del disinquinamento acustico, la terza è quella degli eventuali indennizzi. Non starò qui nuovamente a fare la genesi di questo tributo regionale, però dirò soltanto che è stata istituita dalla Regione nel 2012, è stata prorogata e poi è stata definitivamente congelata, senza mai essere applicata. In questo intervallo è emerso anche che recentemente ASSA Aeroporti ha inviato una lettera a questo ente, ASSA Aeroporti, l'Associazione dei Gestori Aeroportuali, in cui manifestava la propria contrarietà a questa tassa. Ovviamente loro tutelano i propri interessi, la Regione dovrebbe pensare anche a tutelare la salute dei cittadini, invece la tassa, come chiesto da ASSA Aeroporti, è stata congelata. A questo punto, siccome noi abbiamo presentato sia emendamenti che risoluzioni che sono stati purtroppo puntualmente bocciati da quest'Aula, a me non rimane altro che fare un appello alla Giunta e chiedere di dare immediata attuazione a questa tassa, anche perché è una richiesta che viene anche dal Comune di Bologna e da più parti politiche, anche da parte del Partito Democratico. Quindi io oggi mi aspetto non una risposta di tipo tecnico, perché ostacoli di tipo tecnico non ce ne sono. Mi aspetto che ci sia la volontà politica, perché il nodo è tutto qui, di applicare finalmente questa tassa e dare risposta ai residenti dell'aeroporto che chiedono appunto interventi da parte delle istituzioni. Grazie. Intanto accolgo favorevolmente questa, chiamiamola, mezza apertura, nel senso di comunque valutare l'ipotesi di applicare l'IRESA, spero in tempi brevi, anche perché come sappiamo la Regione aveva già fatto dei calcoli, si parla di più o meno 100 euro a velivolo, quindi una cifra che non incide in maniera rilevante. Tra l'altro credo che non ci siano altri impedimenti, nel senso che ci sono altre regioni come il Piemonte, la Campania si sta attivando adesso, che hanno già applicato l'IRESA e non mi pare che in Piemonte ci sia stata una fuga dei soggetti coinvolti. Quindi la possibilità di applicare questo tributo c'è. Io credo, ribadisco, che vada fatto perché la tutela dei cittadini non può venire dopo gli interessi economici
di qualcuno, e quindi spero che in tempi brevi si arrivi all'applicazione di questa tassa, perché ricordo che sono coinvolti anche bambini, ci sono due scuole interessate da questo problema, che hanno tra l'altro, come si diceva in commissione, per esempio degli infissi che sono obsoleti, bisogna intervenire e per esempio sostituirli. Quindi questa tassa, che produrrebbe a secondo gli studi fatti fino adesso dalla regione un introito di 1 milione di euro all'anno, che sarebbe un importo importante per intervenire e dare delle risposte concrete. Quindi noi continueremo comunque a monitorare il tema e a sollecitare la Regione affinché si proceda in maniera celere all'applicazione di questa tassa. Grazie.